Bentornati a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Come sempre, oramai è tipo un mantra, iscrivetevi al canale se per caso non lo siete, ricordatevi di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le live che escono sul canale. Vi ricordo, come sempre, che le statistiche che adesso state guardando in canale sono migliorate, ma un'iscrizione a voi non costa nulla, a me fa soltanto del gran piacere. Oggi parliamo un po', e mi tocca farlo, di New World e delle mancanze di questo nuovo MMO che Amazon, nella sua inesperienza, ha notevolmente mancato per questo titolo, che uscirà ovviamente nel 2021. È presto, lo so, ci saranno altre alfa già state annunciate e altre beta plausibilmente prima dell'uscita reale del gioco, ma per ora il discorso da fare è uno e uno solo. Quali sono le reali mancanze del gioco attuale che abbiamo provato? Cosa manca in questo sviluppo? Devo fare la voce fuori dal coro, ma parlando con i ragazzi di New World Italia, leggendo anche i commenti nella pagina Facebook sotto al mio video, la conclusione è sempre e solo una. Ci sono delle mancanze, parecchie e alcuni molto gravi. Innanzitutto premetto subito che quello che dirò è frutto della mia esperienza personale del gioco, della mia esperienza passata degli MMO, io sono un boomer, ho 35 anni, quindi ne ho passati veramente tanti di MMO, e ovviamente è tutto mio parto mentale. Se non siete d'accordo, sti cazzi, semplicemente, no, dai, scherzo, ovviamente no. Scrivetemi qua sotto nel video cosa ne pensate, quali sono per voi le mancanze del titolo e le cose che Amazon deve per forza inserire prima dell'uscita. Ora iniziamo, la prima cosa mancante, palesemente, è la presenza di quest in giro per il mondo. È la cosa che è uscita di più su Facebook e sul Discord ufficiale di New World Italia. Attualmente si possono prendere solo nelle varie città e insediamenti e sono sempre le stesse. Vediamo, variano per quanto riguarda le quest cittadine, le quest da bacheca, le quest di fazione, ma dove si vanno a prendere sono sempre le solite. Vai, uccidi tot animali, vai, uccidi tot scheletri e zombie, vai a raccogli tot cose. Fine. Troppo poche, troppa poca varietà, troppo poco anche la difficoltà di riuscita. Sono banali e veramente facili da fare. Collegato a questo, la presenza di nemici è imbarazzante. Ci sono sì e no 5 nemici e di queste 5 tipologie ci sono un tot di varianti. No, così no, Amazon, un mondo così vasto e porca merda metti solo una manciata di nemici qua e là sempre identici? Ma dai, su, non va bene, c'è da spingere su questo con un po' di fantasia, ma è da fare. Passando ad altro, le città sono imbarazzanti. Non è un enorme problema, perché alla fine della fiera uno ci fa anche il callo, però dai, copia e incolla? Sposta due cose e ripeti? Tutti gli insediamenti sono identici e le uniche cose che cambiano sono le roccaforti, che essendo gestite interamente dalle gilde, chiaramente possono essere ampliate a piacimento dai loro possessori. Però anche lì, e sono entrate in 4-5 roccaforti, sono identiche e si sviluppano tutte arrivando ad avere lo stesso aspetto. Sarebbe carino avere qualche piccolo villaggio, magari per le gilde più piccole, in concomitanza con le strade principali, da poter sviluppare e far crescere. Come le roccaforti, ma zone magari di scambio e sosta, dove prendere delle quest diverse magari, così anche da spezzare sia l'ambiente e creare dinamicità nel titolo. Parlando poi degli elementi che compongono il crafting, io da mercante nell'animo ho trovato un buon elemento di partenza, ma, e anche qua un bel ma ci sta tutto, le zone di grinding dei materiali è veramente fatto male. Prendendo subito spunto da Ultima Online o anche da World of Warcraft, sarebbe l'ideale che i vari materiali come ferro, oro, olio, piante particolari siano in zone ben distinte, ben delineate da livelli, ma soprattutto ben delineate da mostri che magari proteggono l'intera zona. Ora è troppo facile, veramente troppo casuale trovare le cose. C'è un'abbondanza di ferro e una miseria di olio, c'è un'abbondanza di canaba ma poco di altre piante. Anche per quanto riguarda il legno, sarebbe bello avere vari tipi di legno da poter usare per esempio per craftare frecce o archi diversi. O dare delle particolarità agli upgrade delle roccaforti, come a legno resistente al fuoco, più resistente agli impatti di balliste, diverso tipo. Quindi diciamo che per me la base c'è, ma si può sistemare nettamente meglio e dare soprattutto molta più varietà e anche molta più difficoltà nel grinding di questi elementi. Infine, e come il problema del crafting e della scoppiazzatura degli insediamenti, è il problema del combat system. L'ho elogiato e continuo a elogiarlo.
ma ha dei difetti di fluidità. Il combat system è ben fatto, ma è palese che sia ancora parecchio grezzo, andando a inficiare sull'esperienza comunque positiva di questo sistema. È da migliorare, sicuramente migliorerà, ma per ora è un buon lavoro, non egregio, non eccellente, è solo buono. Quindi nel complesso, da quello che si può giudicare, Amazon ha parecchio lavoro da fare, parecchie cose da sistemare. Diciamo che in questi 6 mesi e passa che ci dividono dall'uscita del titolo non potranno prendersi vacanza per far sì che l'uscita non piova, all'uscita del titolo ovviamente, non piova l'ennesima shitstorm su uno dei titoli di casa Bezos. Se avete idee o discussioni, come sempre li aspetto sotto il video o sotto il video nella pagina Facebook di New World Italia. Sono curioso di sapere cosa ne pensate, ci leggiamo al prossimo video. GG a tutti quanti.